Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato, io sono Nicola e oggi si parla di comunicazione. Quanto è bello quando voi siete su un palco e c'è una marea di gente sotto che ascolta o cerca di ascoltare solo te. Bellissimo. Beh, pensate che i sistemi di comunicazione ci sono dappertutto. Tutti comunicano in qualche modo e qualcuno lo fa in modo differente rispetto ad altri. Sto parlando di un pesciolino, la ringa, lo conoscete tutti, pesce azzurro praticamente. Bene, hanno scoperto degli, come al solito, scienziati, ricercatori, che comunica in un modo molto molto strano. In effetti è l'unico essere al mondo che comunica emettendo dell'aria dall'ano. Ok, voi direte, è una scorreggia. Ammesso che i pesci scorreggino, perché non è questo il punto al momento, però è quanto meno un modo particolare di chiacchierare. È come se due persone si incontrassero al bar e scorreggiassero a tempo per chiacchierare. Adesso a noi potrebbe far tanto ridere, però in un mondo parallelo a questo probabilmente funziona così. Ammesso che ci siano i mondi paralleli. Ma torniamo a parlare della ringa. Allora, i ricercatori che cosa hanno fatto? Hanno preso delle vasche, in determinate vasche hanno messo dei pesci singoli, quindi da soli. In altre vasche hanno cominciato a metterne diversi, aumentando sempre la quantità di questi pesci. Bene, hanno scoperto che i suoni, perlomeno l'aria prodotta dallo sfintere dell'ano del pesce, ammesso che si chiami sfintere nel caso del pesce, vabbè, dal culo del pesce, ecco, era di meno quando si trovava da solo piuttosto che quando si trovava in gruppo. È come se scorreggiasse di più quando si trovava in gruppo con altri pesci dello stesso tipo. E si pensa, ripeto, si pensa, perché questa non è ancora una teoria affermata, ma è una cosa quantomeno curiosa da raccontarvi, e potevo io esimermi dal farlo? Forse sì, ma quando si parla di scorregge ormai, e ne abbiamo parlato di scorregge, cioè andate a cercare perché ci sono video sulle scorregge dappertutto. Bene, quindi hanno scoperto che quando erano in più e più pesci, che cosa succedeva? Che queste aumentavano il livello di aria prodotta dall'ano. E si pensa sia un metodo per comunicare con gli altri pesci. Ehi, ciao, prot, prot! Come va, prot? Significa come bene, così. E non so perché vi sto raccontando questa cosa, ma è una pillola. Era una pillola di pesci che scorreggiano. Ecco, se andate al bar con gli amici e vi raccontate che i pesci scorreggiano, sperate di non essere troppo ubriachi, perché la cosa farebbe troppo ridere.